Sono tornata con un nuovo video, finalmente, lo so, sono poco presente, ma ragazze, 4 giorni, mancano 4 giorni e poi finalmente sarò in ferie, non ce la faccio più. E allora poi registrerò un po' di video, ho 250.000 idee e manca solo un po' di tempo per farlo. In realtà non avrei tempo nemmeno oggi, però sto cercando di trovarlo perché ormai non mi ricordo più cosa ho acquistato con questi saldi, acquistato, mi sono fatta regalare, insomma, ecco. E quindi ho detto bisogna farlo perché sennò poi chi si ricorda più succede, come tutti gli altri haul che dovevo registrare e non l'ho fatto perché mi sono scordata cosa ho comprato, oppure è passato un po' troppo tempo per farli vedere, insomma, ecco. Infatti tutto quello che vi mostrerò in questo momento l'ho già lavato e indossato almeno una volta, quindi ecco, capiatemi, insomma, ecco. Alessandro è giù, speriamo che faccia il bravino. E inizio subito a farvi vedere tutti gli acquisti con i saldi, perché sennò non finiamo più, insomma. Allora, il primo acquisto barra regalo di Manuel che volevo da tantissimo tempo, infatti l'avevo visto a prezzo pieno, ma ho detto no, non posso. E quindi ho aspettato i saldi, me li sono fatti regalare da Manuel. Sono questi stivaletti di Nero Giardini. Allora, per i prezzi vi dico, allora questi costavano 125 con lo sconto del 30 e sono questi splendidi stivaletti che bramavo da tantissimo tempo perché io sono una che acquistava le scarpe appunto dal cinese, ma si è resa conto che spendere 10 euro un giorno, 10 euro un altro e la qualità sicuramente non è eccelsa, quindi ho detto no, mo aspetta, basta comprare scarpe. E quando le compri un paio, che sia uno di serio, e queste sono favolose, cioè di questo colore mi piacciono tantissimo. Eccole qua. E quindi grazie amore. Poi altro regalo di Manuel, cioè, o meglio, ho detto amore, me lo prendi per favore? È questa splendida tuta che adesso vi farò vedere di Campagnolo. Dovete sapere che qui vicino dove abito io c'è lo spazio proprio della Campagnolo e quindi adesso che mi sono messa a fare un po' di movimento, non so se nuotate, sono un'acciuga, magari, ecco, adesso che mi sono messa a fare movimento, che andiamo a camminare di qua e di là, di su e di giù, volevo una tuta. E ho preso questa che è abbastanza pesantina, quindi questa non l'ho ancora indossata, l'ho lavata, stirata, ma non l'ho ancora indossata, ve la faccio vedere. Allora, la felpa è questa bellissima felpa verde qua. Sì, l'ho stirata, però devo averla piegata male. Questa bellissima felpa qui verde che ha appunto qui i taschini laterali e il collo è fatto così che si arriccia davanti. Là. Lo arricciate davanti e rimane così. È molto pesante e ha tutta questa trama che mi piace un sacco. Guardate, abbinata alle mie unghie. Aia. Ok. Si vede che da un po' che non registro video, eh? Ok. Mentre il pantalone è di questo colore taupe. Sì, sempre con la stessa trama, ha il laccetto qui in vita fucsia con i dettaglini giallini, ok? E la particolarità è che in fondo si stringe e avete il posto per mettere dentro il vostro tallone. Ecco, ah, poi c'è la scrittina qua in motion, che è appunto questa linea nuova di Campagnolo. E mi piacciono un sacco, in realtà io non le avevo neanche notate subito, però Manu mi fa amore, hai visto che belle? Sì, ho detto amore, compra, compra. Io però gli ho comprato un paio di scarpe sempre di Campagnolo, quindi ecco, pareggiamo un attimo i conti. Bene, poi ragazze, io ho un problema serissimo. Io ultimamente da un anno e più a sta parte vesto solamente Tezenis, infatti l'avrete già riconosciuto, anche questa è di Tezenis. Ma hanno punto le zanzare, ok? Quindi mi sono rovinata da Tezenis, ovviamente con i saldi, cioè tutto, 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 tutto. Poi c'è un'amica che ci lavora anche dentro, quindi ciao, ciaone! Ecco, e quindi vi faccio vedere, preparatevi perché c'è il delirio di cioè io potrei aprire il negozio di Tezenis. Ecco, allora il primo pezzo che vi faccio vedere, che lo adoro, infatti è quello.
Lo adoro ed è quello che sto appunto utilizzando, infatti lo vedrete stropicciato, è questo pigiamino bellissimo, quanto è bello. Allora, questo è il pantaloncino, eccolo qua, che è tutto a righine bianche e rosa e ha questo frufru qui di lato, frufru è un nuovo termine. Invece la parte superiore ha questa bellissima canotta bianca, semplicissima, che c'ha questo, no, frappè, questo gelato, ok? E il bordo è inesistente, ma ci sono, come vedete, come vedrete sicuramente, tutti i numerini, tipo i giochini che facevo io quando ero più piccola, di unire i numerini per far venire fuori la figura, ed è bellissimo, lo adoro, adoro. Ok. Poi altro pigiama, perché ho un problema anche con i pigiami, è questo che avrete già visto in un vlog, ed è questo bellissimo pigiamino giallino con tutti, oddio, ma che giornata oggi, con tutti sti cactus, il bordino sempre frufru, eccolo qua, ok, e la canotta invece è questa qua e ha il mega cactus, ve la disfo, mannaggia me. Ha questo cactus appunto con la scritta Come close to me, vienimi vicino. Bello. Non ho fumato niente, che sono euforica perché finalmente fra un po' sarò in ferie. Poi, sempre da The Zenith, ho preso questo bellissimo cardigan di questo bel giallo, che ho anche bianco, ma l'avevo acquistato a prezzo pieno e mi era piaciuto un sacco, quindi quando l'ho trovato con i saldi ho detto no, no, mio, perché è veramente bellissimo, è appunto di questo giallo fluo e ha la particolarità di avere sulla spalla tutto il pizzo. È carinissimo, comodissimo, di un tessuto fantastico. Ah, per quanto riguarda i prezzi di tutto quello che vedete, se riesco in fase di montaggio vi metterò qui la foto con il prezzo, e tenete presente che da The Zenith i saldi sono del 50%, quindi ho pagato tutto quello che vedete la metà. Poi, sempre per il discorso che ho appunto iniziato a fare un po' di movimento, non potevo non prendere questa bellissima canotta nera con appunto come si chiamano? No, i bordini, dai, non è il termine giusto, il bordino. Tenetevi bordino, ragazze. C'è il bordino grigio con questa fascia qui, giallo fluo, ed è tutta, aspettate che mi avvicino, traforata. Ok, così. Carinissima, mi piace un sacchissimo. E abbinata ho preso anche, visto che c'era, ho preso anche la giacchina da mettere sopra, che ha la manica, solamente la manica traforata, e qui invece è un tessuto coprente e anche abbastanza pesante. Poi, sempre a The Zenith, ho trovato questo meraviglioso vestitino che, vi dico la verità, inizialmente quando era uscita questa collezione l'avevo proprio snobbato, cioè ho detto no, assolutamente non mi piace, non mi starà mai bene. Invece con i saldi ho detto beh, boh, mi piacciono tanto le camicette in jeans, questo qua ha appunto la parte superiore in jeans però leggero, ho detto proviamolo. E mi piaceva come mi stava, è comodissimo, leggerissimo, ha appunto la parte superiore smanicata qui in jeans con tutti i bottoncini qui davanti, e la parte inferiore, che è appunto attaccata perché è un vestitino, è blu con tutti questi pois. Carinissimo, ho già messo 3 o 4 volte. Poi, come vedrete, sono innamorata di questa canotta perché, faccio vedere. Ok, è la lunghezza perfetta, okay, che nasconde la pancia, cioè c'è la parte sotto aderente, ok, la parte sotto è bella aderente, però il croc top che va sopra, che è tutto un Dio, che descrizione! Il crop top, che è appunto unito alla canotta inferiore, arriva a coprire perfettamente la pancia.
Quindi è di una bellezza assurda questa canotta. E ho trovato in saldo, questa l'ho pagata a prezzo pieno perché non era ancora in saldo. Invece questa l'ho presa in saldo ed è bellissima. È gialla con il crop top che ha tutti questi ananas gialli, bianchi e neri ed è bellissima, mi piace un sacco. Bene, adesso ragazze, passo a farvi vedere le cose zozze. No, ragazze, passo a farvi vedere un attimo l'intimo. Ovviamente non indossato perché se state mangiando vomiterete, se avete mangiato vomiterete, quindi evito di rovinarvi la giornata, insomma. E vi faccio vedere appunto l'intimo. Allora, ho preso questa bellissima fascia che è veramente bellissima. Mia sorella me l'aveva consigliata, infatti l'ho presa subito e mi sono anche un po' pentita di non aver preso anche gli altri colori perché c'erano colori fluo anche che erano carinissimi. Ed è appunto questa, non so se riuscite a vedere, che è tutta in pizzo davanti e ha anche qualche pagliuzza. Ok, forse la vedete. E dietro invece è semplice e questo l'ho preso sia bianco che nero. L'unica pecca di sto coso è sostiene benissimo, è comodissimo indossato. Il problema è indossarlo, cioè io muoio ogni volta che devo metterlo addosso sto coso e toglierlo è altrettanto una cosa infima riuscire a togliere sta cosa, però è bellissimo e con le canotte adesso quelli senza manica ci vuole. Veramente veramente bello, mi piace. Quello mi ricordo costava 12,95, l'ho pagato la metà, quindi 6 euro qualcosa. Poi mi sono fatta scorta di questi fantasmini che io adoro e questi costavano 1,90 euro, li ho pagati 0,95 perché ancora il prezzo su, e ne ho presi un po' di neri e un po' di beigiolini. E poi ho preso questo molto sobrio da mamma trentenne proprio, e però è troppo carino, dai, cioè è questo reggiseno qui stile mucca diciamo, però c'è tutti i cuoricini. E il bordino qui è rosso, push up, molto push up. E ecco. Poi ho preso una semplice mutandina rossa che è perfettamente identica al bordino del reggiseno e ho preso, che era troppo grigia, ho preso anche la sua mutandina. Eccola qua. Che c'ha la mucchina tentatrice qui davanti. Ecco, unica pecca è che ovviamente sotto i vestiti si vede un po' il discorso del maculato della pacca, della mucca. Ecco. Poi ragazze, ho preso questi pantaloncini perché con sto caldo infernale non riesco a mettere nient'altro, cioè o vado via in mutande o mi prendevo un paio di pantaloncini e mi sono presa appunto questi. Non perché fossi innamorata follemente di questa fantasia, ma perché erano gli unici rimasti in ben tre tezenis, e quindi ho preso questi. A me piacevano quelli neri, piacevano quelli bianchi e neri, anche quelli leopardati erano carini. Niente, zero, zero. Signor Tezenis, se mi stai ascoltando, fai un po', cioè aumenta il numero di capi che fai perché non bastano. Poi questi me li sono presi da OVS. Questi mi ricordo costavano 15, li ho pagati 7, mi sembra. E questi sono in jeans, li ho indossati anche in una foto che ho pubblicato appunto da poco su Instagram. A proposito, se non mi seguite, qui sotto nell'info box troverete tutti i link perché su Instagram sono nettamente più attiva. Poi rimaniamo sempre dal nostro amico Tezenis, ho preso questa. Voi ditemi se una mamma trentenne può andare in giro così. Infatti l'ho indossata una sera che siamo andati, ho messo sempre la foto su Instagram, che siamo andati su al fresco e la gente mi guardava strana perché guardate bene cosa c'è scritto: My boyfriend is at home tonight, quindi il mio ragazzo è a casa stasera, quindi se ci vuoi provare marpione, il mio boyfriend is at home tonight. Sì, va bene, dai. Dai, è carina, è simpatica.
simpatica, mi piaceva. Una cagata, però. Ecco, bene. Altro capo, mi sono presa un'altra di queste canote a canotte a costine, non si vede il colore. È un verde lime fluo. E ce l'ho grigia, ce l'ho nera, ce l'ho bianca, sono comodissime. Poi questa io la adoro. Sono in fissa con questi fiori, ragazze, mi piacciono da morire. E quindi questa bellissima canotta, sempre Tezenis, ovviamente, con la scritta Holiday, e poi ci sono tutti questi fiori di ibisco. Mi sembra siano sì, il tucano è bellissima, poi è leggerissima, non segna, rimane bella aderente sul seno e poi scende giù abbastanza larga, quindi non vi segna il panzerotto se ce l'avete. Se non ce l'avete siete fortunate. E poi questa l'ho comprata pensando al mio titolare, infatti l'ho messa sul lunedì che sono andata al lavoro e si è messa a ridere. Mia, questi. Ok, e questa è veramente leggerissima, infatti è un po' anche trasparentina e mi piace un sacco. E credo questa sia l'ultima maglia, questa bellissima maglia con la scritta Sunset, tutta fatta di paillettes, di quelle rosine che sono bianchine, gialline, cioè proprio una descrizione da Carla Gozzi. Vabbè, comunque mi piacciono un sacco, infatti volevo prendermi anche quella nera che mi sembra avesse la scritta Holiday e quella verde con la scritta Summer, ma ciaone! Poi, non abbiamo ancora finito, ho trovato questi leggings che quando erano usciti ho detto no, sì, ciao Noemi, le righe orizzontali, già sei... però mi piacevano troppo, quindi queste sempre al 50%, bellissime. E poi vi faccio vedere anche la maglia con cui ho pensato di abbinarli, perché ho preso anche quella, ho trovato anche quella. E questi altri leggings, che sembrano semplici leggings neri, ma hanno la particolarità qui sul lato, non fino fino al fianco, ma fino a metà gamba, di avere la retina trasparente di lato. E anche questi, che dire, mi piacciono un sacco perché sono appunto particolari, non sono il solito leggings nero, ma sono particolari. Allora, la maglia che vi dicevo che appunto ho pensato abbinata a quei leggings lì che vi ho fatto vedere, è questa qui, che voi direte è una semplice maglia nera, anzi no, forse riuscite già a vedere. In realtà è una maglia sì nera, però è trasparentina e sotto, cioè vedete che è tutta a righine trasparenti. Vedo e non vedo. E questa ha un po' lo scollo neanche a barca, ma non è neanche tondo, cioè lo scollo è così, no? Come vedete? No, ma si può fare un video così? Ma io lo carico sto video? Boh, non so neanche io se caricare sto video per come è venuto, ma non ritiro fuori tutta la roba, quindi ve lo cuccate così com'è. Mi raccomando, pollici in su per la simpatia. Adesso qua mi beccherò una miriade di pollici in giù. Ma chi se ne frega? Volete vedere i miei questi? Siete curiose? Beh, oggi è così, sto video è così. Vabbè. Poi una maglia che avevo visto ancora, passiamo al solito discorso che ho fatto prima, che ho visto quando era uscita appunto la collezione, però ho detto col pif che ti do 25 euro di sta maglia, o 20, 19,99 mi sembra, o 25,90, non ricordo, è questa maglia che mi piaceva un sacchissimo. Però ho sempre desistito, l'ho vista, ci sono girata attorno, l'ho presa in mano, sono andata quasi alla cassa, poi sono tornata indietro, l'ho rimessa giù e alla fine l'ho trovata con i saldi e vuol dire che dovevi essere mia, perché dovevi essere mia. Insomma, è questa qui che è beigiolina davanti, invece dietro ha tutte le righe orizzontali sul giallino che vanno anche un po' qua davanti. E niente, mi piace. Oh, c'ho il singhiozzo, che non si può.
mi piace un sacco e me la sono presa, ragazze. Mi piace e mi piace. Incredibile, abbiamo quasi finito con i vestiti, me ne resta solo uno, che però credo sia rimasto giù in lavanderia perché l'ho stirato. Vado a prenderlo. Sappiate che devo fare tre rampe di scale. Bene, io non so se in realtà questa sia una camicia da notte, ma un vestito, ma io lo uso come vestito perché è coprente, non si vede niente e mi piace un sacco. Mia mamma me l'ha vista addosso e mi fa: "Che bello quel vestito! Oh, che bello quel vestito lì, dov'è che l'hai preso?" E ho detto: "Mamma, da te Zenis, ma non so se è una camicia da notte o cosa, però è bellissimo." Ok, allora bando alle ciance, Noemi. Questo è il vestito. Aspettate, allora, ok, c'è anche un po' d'aria finalmente. Ha la doppia bretellina qui davanti, non so se riuscite a vederla, e ha questo triangolo trasparente a righe bianche, a righe appunto trasparenti e nere qui davanti che arriva fino sotto il seno. È nero semplicissimo e in fondo riprende appunto con queste righine nere. Dov'è che lo vedi il bianco, Noemi? Queste righine trasparenti e nere ed è veramente carinissimo. Arriva, è anche abbastanza lungo perché arriva appena sopra il ginocchio. E niente, a me piace un sacco, io lo uso come vestitino estivo. Bene, pensavo di aver finito, in realtà ho trovato ancora maglie. Ok. Questa bellissima canotta che è più lunga dietro e più corta davanti, nera. E la particolarità di questa, come riuscirete a vedere, è questo pizzo che nella schiena arriva fino a, non si vede, arriva fino a metà schiena a triangolo. E non è un pizzo normale, ma se riuscite a vedere, ecco qui lo vedete bene, è leopardato. È bellissima questa canotta. Anche questa bella larga, anche questa appunto bella larga, non segna i fianchi, l'ho messa con un jeans bianco ed era veramente elegante ma particolare. Ultima cosa, anche se non è in saldo, però ne avevo estremo bisogno perché appunto sta facendo un caldo assurdo. Oggi sembrava aver dato un po' di tregua, in realtà zero assoluto, vabbè. Ho preso questo vestitino qui. Sì, mi piace il giallo ultimamente. Questo vestitino qui sempre da Te Zenis, che ha il cordino qui in vita che si può stringere con questi frufru qua e in fondo ha gli altri frufru, le palline. E leggero, fresco, mi piace un sacco. Bene, basta. Insomma, basta, Noemi, vedi un po' te. Di make-up ho preso solo due o tre cosine, ma ne ho da vendere di trucchi, quindi sì, mi sono data una regolata. Oh, ragazze, non ci credo, ho finito! Se siete arrivati in fondo, applauso per voi. E vi annuncio un'ultima cosa: in tantissime di voi avete iniziato, a parte i commenti carinissimi che mi scrivete e io vi ringrazio di cuore, cerco sempre di rispondere a tutte. Se qualche commento mi sfugge o non rispondo a qualcuno, è appunto perché non mi viene fuori la mail con sto commento, e quindi io mi scuso in anticipo. E quindi volevo dirvi una cosa, appunto. Chiudendo il cerchio, siccome siete in tantissimi ultimamente che mi scrivete salutami, ti prego, salutami, ho la pagina di qua, la pagina di là, la pagina di su, il prossimo video che vedrete è il video dei saluti, nel senso no, non saluto nessuno in quel video lì, però vi spiego la mia intenzione di fare questi tipo di video saluto o pubblicità della vostra pagina Facebook, Instagram, non so se fate qualche accessorio carino, collanine, cosine del genere, siccome mi scrivete anche di quelle cose lì, farò appunto un video dove mi scrivete sotto a quel video lì, magari metterò. Ok, non mi ricordo più dove ero arrivata, evidentemente anche la telecamera si è rotta le bolse di sentirmi parlare, quindi ha deciso di spegnersi. Batteria piena, no, scheda piena, insomma, vabbè, ragazze. Vi stavo dicendo, il prossimo video che farò è questo video dove vi spiegherò cosa fare per farvi salutare in un video. Metteremo appunto magari l'hashtag saluti dalla famiglia Brighella, no, saluta la famiglia.
saluti della famiglia Brighello, un qualcosa del genere, insomma, qualcosa mi inventerò. E dove appunto voi mettete giù nell'info box l'hashtag e mi scrivete il nome del vostro canale, il nome del vostro Instagram, che ne so, il nome del negozio se fate creazioni, cose del genere, il nome del vostro canale YouTube. E io in questi video dedicati, che appunto saranno hashtag saluti della famiglia Brighella, che può essere appunto, vi saluterò in questo video. E quindi niente, ragazze, basta, ho parlato assai, vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo appunto presto, presto, prestissimo, spero, nel prossimo video. Ciao!